Eccoci ancora ragazzi, questa volta abbiamo qui Virtual DJ Pro, versione 6.1, l'ultimissima ad oggi, quindi gli utenti Pro consiglio di scaricare sempre l'ultima versione. Andiamo a mostrare che la skin è quella di default. Andiamo a mostrare come si possa, grazie al mixer NX1700, e ai due lettori fidi compagni Denon DNS 3007, fare video mix in modo davvero altamente professionale, sfruttando sempre il fatto che ci troviamo di fronte ad una console quasi interamente MIDI. Adesso andremo a capire perché quasi interamente. E dicevo, la possibilità di video mixare. La particolarità del mixer MIDI, se siamo in una configurazione video mix, è quella di poter muovere, come vedete qui dalla skin, il crossfader video e quindi effettuare delle transizioni video che senza un mixer MIDI non sarebbe una cosa praticamente impossibile, perché tramite un mixer normale, un mixer audio analogico, è possibile gestire solamente la parte audio. Invece, in questo caso, sfruttando il controllo MIDI e sfruttando un software come Virtual DJ che permette il video mix in modo davvero direi professionale. È possibile quindi, dicevo, effettuare dei passaggi anche video. Poc'anzi stavo dicendo che abbiamo una console quasi interamente MIDI. Quasi interamente MIDI perché? Perché, come potete vedere dai soliti LED che nei canali 3 e 4 sono accesi, invece nel canale 1 e 2 sono spenti, appunto la parte dedicata MIDI, la parte MIDI riguarda i canali 3 e 4, mentre stiamo utilizzando i canali 1 e 2 in modalità analogica. Questo perché? Ed è questa una domanda che molto spesso ci viene posta nel forum, se è meglio utilizzare un mixer in modalità MIDI o in modalità analogica. Se non ci sono particolari necessità come quella del video mix, dove il crossfader video è davvero indispensabile, consigliamo sempre di utilizzare il mixer in modalità analogica, sostanzialmente per due ragioni. La prima ragione riguarda proprio una questione di latenza, perché ovviamente il protocollo MIDI è più lento nell'inviare i segnali dal controller MIDI al software, rispetto a come invece viene gestito il flusso audio del mixer in modalità ovviamente analogica. Quindi la seconda motivazione invece riguarda proprio la qualità audio, perché un mixer interno di un software come VDJ o come altri della concorrenza non sono sicuramente all'altezza e non hanno tagli di curva o tagli della parte dell'equalizzazione che possono essere paragonate a quelle di un mixer come il DNX 1700. Andiamo adesso a farvi vedere la parte del controller. Io ho semplicemente implementato questo tastino qui. Ovviamente il discorso è sempre lo stesso. Si può fare qualsiasi, si può attivare, disattivare, modulare qualsiasi funzione del software sfruttando qualsiasi tasto del mixer. Io ho sfruttato questo tasto FX Send 1, che nativamente serve ad assegnare il banco 1 degli effetti. L'ho invece utilizzato per attivare e disattivare l'effetto backdrop, l'effetto video. Mi inquadri per favore la skin, quindi io adesso sto cliccando. Attivo e disattivo l'effetto e con lo slider che nativamente controlla il volume del canale 4, torna di nuovo sul mixer Angelo, quindi con questo slider qua, che ripeto, controlla nativamente il volume del canale 4, invece guardate cosa riesco a fare, riesco a sfumare l'effetto e comunque praticamente l'immagine che praticamente è caricata, ripeto, tramite l'effetto backdrop.
In quest'ultima parte del video metteremo in evidenza le grandi doti del mixer e soprattutto facendo un focus sulla sua doppia effettiera integrata, che come vedete è rappresentata da questa zona con i banchi 1 e 2 degli effetti. Andiamo subito a vedere come funzionano, come si applicano, come si modulano gli effetti sul DNX 1007. Allora, tramite la rotellina FX Select, ovviamente, come è facile immaginare, inquadrami il display, è possibile selezionare diversi tipi di effetto. Li leggo rapidamente: delay, eco, trans, flanger, filter, phaser, reverbero, loop, reverse loop, pitch shift e set breaker. Selezionato l'effetto con un click praticamente sul potenziometro rotativo, è possibile attivare l'effetto dopo aver selezionato sul canale del mixer il banco corrispondente, quindi il banco che volete attivare, in questo caso l'1, ok? È possibile innanzitutto accendendo l'effetto e ruotando la rotellina del dry wet. Come è possibile sentire, è possibile sia modulare l'intensità dell'effetto tramite la rotellina del dry wet, e grazie alla rotellina invece del parametro è possibile regolare appunto l'effetto dando una diversa cadenza, come potete ascoltare. Proviamone, questo è il delay, spegniamo il delay, proviamo ad esempio il più classico che è il filtro. Ecco qui, ovviamente è anche mostrato sul display il movimento della levetta parametro e il movimento della levetta dry wet. Una cosa da segnalare è il fatto di non poter assegnare una piccola nota negativa del mixer, una delle poche a dire il vero, è data dal fatto di non poter assegnare entrambi i banchi allo stesso canale. Sarebbe stata davvero una cosa molto sfiziosa, tanto è finita la traccia, sarebbe stata una cosa molto sfiziosa riuscire a modulare contemporaneamente due effetti diversi assegnandoli allo stesso canale. Questo non è possibile perché, come vedete, quando vado a premere il banco 2 del canale automaticamente si spegne il banco 1. Il nostro stratagemma può essere quello di applicare l'effetto sia sul banco 1 sia sul canale sia sul master, quindi sarà possibile attivare il banco 2 sul master e il banco 1 sul canale di riferimento e avere due effetti, anche se non è proprio quello che ci si aspettava, però è possibile anche questo tipo di impostazione. Andiamo di nuovo sull'effettiera, vi spiego brevemente i tasti. Allora, questi tasti bit con la freccetta destra e freccetta sinistra praticamente servono per modulare l'effetto prendendo il tempo dai BPM. Quindi abbiamo in questo momento un mezzo di battuta, così una battuta, così ogni due battute l'effetto diciamo torna a essere modulato allo stesso modo. Scusate, mi aumento un po' il volume. Ok, ogni due battute, così ogni quattro battute, ogni otto e via dicendo. Il tap ovviamente serve per andare a calcolare manualmente le battute, i BPM per minuto. Questo non è, ovviamente non è indispensabile, perché il mixer è dotato di un BPM counter grazie al quale è possibile ovviamente contare in modo automatico, avere il numero di BPM esatto. Devo dire è abbastanza preciso. Torniamo un attimo sul mixer. Angelo, grazie. Il tasto time permette invece di far seguire gli effetti non in base ai BPM ma in base ad un tempo, quindi in millisecondi, espresso in millisecondi.
Espresso in millisecondi. Il tasto più ovviamente ci permette di preascoltare in cuffia, di avere l'effetto in cuffia. Tasto tasto FX Select già visto, serve per selezionare gli effetti. E il tasto on off, che ovviamente attiva e disattiva la funzionalità del parametro. Per questo penso che sia tutto. Ringraziamo Audio Equipment nella persona del signor Chinaglia, che ci ha gentilmente concesso il mixer per questa video prova. Un saluto a tutti gli amici di Digital Giochi. Ciao!